Namaste, benvenuti. Iniziamo questa pratica in posizione in piedi, le mani giunte davanti al cuore. Ci prepariamo ad una pratica che lavora sulle anche e sulle torsioni. Inizia ad inspirare verso l'alto, allungati ed espirando lasciati andare in Uttanasana. Fletti leggermente le ginocchia e prendi qualche istante per rilassare la tua schiena, il collo, le spalle. Prossima ispirazione torna su ed allungati. Ritorna con le mani giunte davanti al cuore. Inspira ancora. Ed ora afferra con la mano destra il polso sinistro e curvati leggermente verso destra. Da qui fletti le gambe e lasciati andare verso il basso facendo un semicerchio e rimani ancora per qualche istante in flessione in avanti. Se vuoi, lascia il dorso della mano sinistra a terra e con l'altra mano fai una leggera pressione per uno stretching del polso. Inspira, torna su. Espira, mani al cuore. Inspira, torna su e fai la stessa cosa dall'altra parte. Con la mano sinistra afferra il polso destro e curvati verso sinistra, allungando tutto il fianco destro. Inizia a flettere un po' le gambe, lasciati andare verso il basso. In questa variante di Uttanasana, se vuoi, lascia il dorso della mano a terra e con l'altra mano crei una leggera pressione. Così prepari anche il polso destro al lavoro. Inspira verso l'alto, allungati. Ed espira, mani al cuore. Di nuovo inspira verso l'alto ed alterna delle torsioni. Girati verso la tua destra aprendo le braccia parallele a terra, inspirando di nuovo verso l'alto e espirando verso sinistra con le braccia parallele. Ed alterna ancora, quindi il resto del corpo segue a seconda un po' il movimento. L'ultima volta a destra, inspira su, a sinistra, inspira verso l'alto e lascia scendere le tue braccia verso il centro e poi dietro, incrocia, stira, apri il petto e flettiti in avanti in questa variante di Uttanasana. Rilassa la testa, lascia che le tue braccia scendano di più. E lentamente libera le mani, portale a terra. Inspira, torna verso l'alto. Espira, mani al cuore. Ora preparati nell'inspirazione a portare su le braccia e il ginocchio destro. Nell'espirazione le mani al cuore, il ginocchio si apre lateralmente e ritorni. Ripeti ancora per due. Inspira verso l'alto, espira, mani al cuore e l'anca che si apre. E scendi. Ancora una volta dinamico, sali, apri di lato e lascia andare. Torna su col ginocchio destro, ora aiutati con la mano ed entra in Vrikshasana, la posizione dell'albero. Porta sulle braccia, lascia che i palmi si guardino. Ora lentamente lascia che le braccia si aprano e il braccio destro poggi sul ginocchio destro e con l'altro braccio ti allunghi, allunghi il fianco sinistro, ti inclini verso destra finché riesci a mantenere l'equilibrio e lentamente sciogli e torni in Tadasana, posizione della montagna.
Alla prossima inspirazione l'altro lato, a sinistra, apri di lato e torna. Inspira, porta sulle braccia, porta sul ginocchio, apri di lato con le mani al cuore e torna. Sul ginocchio, sulle braccia, apri di lato, mani al cuore e rilascia. Ora prepara la posizione dell'albero con la gamba sinistra, pianta del piede contro la coscia. Lascia salire le braccia verso l'alto, i palmi si guardano oppure lascia che le mani si avvicinino di più. Da qua la mano sinistra va a appoggiarsi sul ginocchio sinistro e cerchi di curvarti allungando bene il fianco destro. Lentamente ritorni al centro, lasci andare e ripassi in Tadasana. Ora inspira, porta sulle braccia, espira, flettiti in avanti, Uttanasana, il saluto al sole Chi, manda la gamba destra indietro, giù il ginocchio, apri il petto, da qua trattieni il respiro, passa in panca, scendi al piegamento, ginocchia, petto, mento, inspira, cobra, espira, Adho Mukha Svanasana. Inspira, la gamba destra ripassa in avanti, il ginocchio sinistro a terra, apri il petto. Espira, Uttanasana, chiudi la posizione e torna verso l'alto inspirando. Espira, mani al cuore. Con la gamba sinistra la stessa cosa, inspira verso l'alto, espira, Uttanasana, flettiti in avanti. La gamba sinistra va indietro, ginocchio a terra, inspira, apri il petto, trattieni, passa in panca, espirando scendi con le ginocchia, il petto e il mento, Ashtanga Namaskara, inspira nel cobra, espira, Adho Mukha Svanasana. Gamba sinistra avanti, ginocchio destro a terra, apri il petto, inspira, espira, chiudi in Uttanasana ed inspirando ti riporti verso l'alto, ti allunghi, se vuoi ti curvi leggermente indietro, mani al cuore. Da qua preparati a portare il peso sulla gamba sinistra e solleva la gamba destra verso l'alto, ginocchio piegato. Cerca di prendere il taglio esterno del piede e immagina di creare una mezza posizione di Ananda Balasana in piedi, la tua pianta del piede guarda la parete che hai davanti. Lentamente accompagna il piede, appoggiarsi sul ginocchio opposto, siediti in posizione nel piccione in piedi, le mani in preghiera davanti al cuore, scendi un po' di più se puoi. E lentamente ritorni e ti allunghi con le braccia verso l'alto, mani al cuore. Ti prepari per l'altro lato. La gamba sinistra si solleva, cerchi di prendere il taglio esterno del piede e cerchi di aprire l'anca in extra rotazione, la pianta del piede guarda la parete che è davanti. Inizi a portare il piede verso il ginocchio opposto, accompagni e scendi col bacino verso il basso, nel piccione in piedi, respira, lentamente sciogli, allunga le braccia verso l'alto, mani al cuore. Nuovamente un saluto al sole Chi, inspira verso l'alto, espira, flettiti in avanti, Uttanasana. Gamba destra dietro, ginocchio a terra, apri il petto. Trattieni in panca. Espira in Ashtanga Namaskara. Inspira nel cobra. Espira, cane faccia in giù, Adho Mukha Svanasana. Gamba destra avanti, inspira, apri il petto. Gamba sinistra raggiunge la destra, Uttanasana, espira tutto ed inspira verso l'alto.
espirava nel cuore. Inspira per l'altro lato, allungati, scendi verso il basso, testa alle gambe, gamba sinistra dietro, ginocchio a terra, inspira, apri il petto, trattieni, panca, ginocchia, petto, mento, espira ed inspira in un cobra, Adho Mukha Svanasana, espirando, gamba sinistra avanti, ginocchio destro a terra, inspira, espira in Uttanasana, testa alle gambe, inspira, ti sollevi, ti allunghi o ti curvi leggermente indietro, mani al cuore, espira. Da qua porta il peso sulla gamba sinistra ed inizia a sollevare la gamba destra piegata. Porta la mano sinistra all'esterno del ginocchio e apriti di lato verso la tua destra in una torsione in equilibrio. Da qua cambia mano, afferra il piede destro con la mano destra e lentamente passa nella posizione del danzatore Natarajasana. Torna piano al centro e rilascia. Stessa cosa dall'altra parte, sollevi la gamba sinistra, vai in torsione a sinistra, quindi la mano destra all'esterno del ginocchio sinistro, apri il braccio sinistro di lato, mantieni l'equilibrio. Ora controlla il movimento, vai a cambiare mano, afferra la caviglia, il piede della gamba sinistra con la stessa mano e apriti lentamente in Natarajasana per poi tornare in controllo, lasciare la presa e riappoggiare il piede. Di nuovo un saluto al sole C, inspira verso l'alto, espira in Uttanasana, gamba destra dietro, ginocchio a terra, apri, passa in panca e Ashtanga Namaskara, posizione del cobra, Adho Mukha Svanasana, cane a testa in giù, gamba destra avanti, ginocchio sinistro a terra, apri, la gamba sinistra raggiunge la destra, ti fletti bene in Uttanasana e ti sollevi verso l'alto, ti allunghi. Lascia scendere le tue mani giunte davanti al cuore, pronta ad inspirare di nuovo verso l'alto. Fletti Uttanasana. Gamba sinistra dietro, col ginocchio a terra. Passa in panca. Ashtanga Namaskara. Cobra, Adho Mukha Svanasana, gamba sinistra avanti, ginocchio destro a terra, mani a terra, la gamba destra raggiunge la sinistra, Uttanasana, e ti sollevi verso l'alto, ti allunghi o ti fletti leggermente all'indietro, mani al cuore. E andiamo a modificare il saluto al sole C, aggiungendo delle posizioni, inspira verso l'alto, espira scendi, gamba destra dietro, ginocchio a terra, ora sollevi le braccia verso l'alto e ti giri per creare una torsione, quindi ti sposti verso sinistra, metti la mano destra in opposizione al ginocchio sinistro, apri l'altro braccio. Ritorni su con le braccia, inspiri e continui il saluto al sole passando in panca, espirando bene in Ashtanga Namaskara, inspirando nel cobra, espirando nel cane a faccia in giù.
gamba destra avanti, ginocchio sinistro a terra. Inspira qua con le braccia verso l'alto. Lascia scendere le mani. Uttanasana. E torna verso l'alto. Allungati. Lascia scendere le mani, le braccia. Inspira di nuovo verso l'alto. Flettiti in avanti, Uttanasana. E la gamba sinistra che fa un passo indietro. Porta sulle braccia verso l'alto. Preparati alla torsione, le mani giunte. Inizia a girare verso destra. Porti il dorso della mano sinistra contro il ginocchio destro e ti apri con l'altro braccio parallelo al tappetino. Respira. Ritorna su con le braccia e prosegui col saluto al sole, le mani a terra, panca, ginocchia petto-mento, cobra, Adho Mukha Svanasana, gamba sinistra avanti, ginocchio a terra, sali con le braccia, riporta le mani a terra, Uttanasana. Inspira verso l'alto, espira, fermati un istante. Preparati di nuovo al saluto al sole C con delle modifiche, inspirando verso l'alto, espira Uttanasana. Gamba destra dietro, ginocchio a terra, porta sulle braccia. Preparati di nuovo alla torsione. Ruota verso sinistra, la mano destra contro il ginocchio sinistro, l'altro braccio parallelo al tappetino. Ritorna al centro, sali con le braccia. Prosegui col saluto al sole, panca. Ashtanga Namaskar. Cobra. Adho Mukha. La gamba destra viene in avanti, ginocchio sinistro a terra, sali con le braccia. Preparati alla torsione, stessa cosa, andiamo a destra con la torsione. Puoi stare qua oppure puoi far salire il tuo piede e cercare di afferrare. Mantenendo la torsione, allungando. Lentamente rilasci, riporti sulle braccia, scendi con le mani a terra. E fai arrivare la gamba destra in avanti, Uttanasana, inspirando, sali, espirando, lasci andare le mani davanti al cuore. Inspira di nuovo verso l'alto, Uttanasana. Gamba sinistra dietro, sollevi le braccia, ti prepari per la torsione, verso destra, mano sinistra in opposizione al ginocchio destro, apri bene, riporti sulle braccia. Continui il saluto al sole, passi in panca, Ashtanga Namaskara e cobra, o se vuoi cambiare, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana, gamba sinistra avanti, sollevi le braccia, stessa cosa, cerca la torsione. Quindi ti rivolgi alla tua sinistra e se vuoi sollevi il piede, cerchi di afferrarlo, piede o caviglia e mantieni la posa. Lentamente lasci andare in controllo, porti sulle braccia, le mani a terra, stacchi il ginocchio, fai arrivare la gamba in avanti, Uttanasana, ti chiudi bene e ti riporti verso l'alto, Urdhva Hastasana, ti fermi per un paio di respiri. Ora inspirando porti sulle braccia, ti fletti in avanti, Uttanasana, gamba destra dietro, ginocchio a terra, sollevi le braccia, riporti le mani a terra, questa volta vai indietro col bacino, distendendo bene la gamba davanti,
Come ulteriore modifica, puoi cercare di portare la punta del piede sinistro verso l'interno, utilizzando la mano destra, e sentirai un particolare allungamento della caviglia. Lasci, ti riporti in avanti con la gamba piegata, porti sulle braccia, prosegui, panca, scendi al piegamento e cobra o Urdhva Mukha, Adho Mukha. Gamba destra avanti, scendi col ginocchio, sollevi le braccia, porti le mani giunte davanti al cuore e ruoti in torsione verso la tua destra, col gomito che si oppone al ginocchio. Punta il piede dietro, stacca il ginocchio. Da qua puoi aprire le tue braccia portando la mano sinistra a terra e se riesci fai un passo in avanti e ti ritrovi in una torsione nella sedia, Utkatasana. Riporta le mani giunte davanti al cuore e riallungati verso l'alto a completare. Per andare dall'altra parte. Inspirando, ti allunghi verso l'alto e espirando Uttanasana. Gamba sinistra, fa un passo indietro, il ginocchio a terra, porti sulle braccia. Questa volta le mani vanno a terra e vai ad allungare la gamba che è davanti e se vuoi allunghi anche la caviglia. Con la mano opposta, spingendo l'avampiede verso l'interno. Lasci piano la presa. E portando bene le mani a terra, pieghi di nuovo il ginocchio, sollevi poi le braccia, prosegui il saluto al sole, le mani a terra, panca. Se vuoi chaturanga, se vuoi continua come prima. Inspira inarcando, espira cane a faccia in giù. Gamba sinistra che viene in avanti, le braccia di nuovo su e lascia andare le mani davanti al cuore, pronta per una torsione verso sinistra, opponendo il gomito. Stacchi il ginocchio da terra. Migliori la tua torsione, puoi aprire le braccia. Ora sposta un po' il baricentro in avanti, il peso in avanti, guarda di lato e fai arrivare la gamba da dietro in avanti, ti ritrovi in una sedia in torsione. Unendo le mani, i palmi, completi la figura e poi porti su le braccia verso l'alto e lasci andare le mani davanti al viso e davanti al cuore. Inspira di nuovo verso l'alto e flettiti in avanti Uttanasana. Separa i tuoi piedi in modo da poterti accovacciare in Malasana. Le mani in Anjali Mudra. Rimani per qualche respiro. Aiutati a portarti col bacino a terra, ti distendi bene al tappetino, schiena a terra. Rimani qualche istante in Shavasana. E poi richiama il ginocchio destro al petto, ancora alcune asana per completare. Prova a spostare il ginocchio di lato con la pianta del piede che va a toccare l'interno coscia e disegni la figura dell'albero sul tappetino con le braccia oltre la testa e la pianta del piede sinistro leggermente attiva come se avesse un pavimento sotto. Mantieni la posizione per alcuni respiri. Modifichi portando la mano destra al ginocchio destro e curvandoti con l'altro braccio
quindi ad allungare il fianco sinistro come abbiamo fatto nella posizione in piedi. Mantieni, respira e lentamente lascia, riporta il ginocchio al petto, lascia andare la gamba lunga distesa, richiama la gamba sinistra, mantieni al petto per un paio di respiri. Quindi stessa cosa, sposta il ginocchio di lato, disegna la figura dell'albero sdraiato al tappetino, attiva leggermente il piede della gamba distesa, le braccia sono oltre la testa. Sposta la mano sinistra al ginocchio sinistro e col braccio destro disegna una mezzaluna e cerca di allungare il fianco destro. Respira. Inizia a tornare con la gamba al petto, la tieni con le mani e lentamente lasci andare. Ascolta per un momento le sensazioni. Porta di nuovo la gamba destra verso il petto. Questa volta disegniamo la posizione di Ananda Balasana, come abbiamo fatto prima, quindi prendi il taglio esterno del piede destro, il ginocchio destro verso terra, l'altra gamba la puoi lasciare come disegnare una mezza figura di Baddha Konasana, quindi leggermente piegata e se vuoi leggermente verso l'esterno. Quindi porta la caviglia verso il ginocchio opposto e vai a prendere il ginocchio da sotto, da sopra, cambiando figura, la cruna del lago. Mantieni ancora un paio di respiri. E lascia andare la gamba destra che è libera, mantieni al petto la gamba sinistra. Preparati alla posizione, mezza del bambino felice, Ananda Balasana, taglio esterno del piede sinistro, apri bene l'anca in extra rotazione. La gamba destra può rimanere piegata e può andare come in una posizione di Baddha Konasana. Quindi riavvicina, caviglia sinistra e ginocchio destro, tieni la presa in modo da migliorare la posizione. Come nel piccione, ascolta quali parti vengono allungate e lentamente lascia andare la gamba sinistra verso il tappetino, mantieni al petto la gamba destra. Lentamente portati in torsione, quindi la gamba destra va verso sinistra accompagnata dalla mano opposta, il braccio destro aperto a croce, respiri in torsione semplice. Ritorni piano, ginocchio al petto e lasci andare. Chiama il ginocchio sinistro, stessa cosa, lo porti bene al petto e ti prepari alla torsione, con la mano opposta lo accompagni verso destra, braccio sinistro aperto a croce, guardi verso sinistra, il corpo si divide, respiri in questa torsione, ascolti. Quindi lasci la posizione, riporti il ginocchio al petto,
e poi trovi Baddha Konasana, Supta Baddha Konasana, quindi piante dei piedi a contatto, le ginocchia che si aprono lateralmente. Se preferisci puoi utilizzare due mattoncini a sostegno delle tue ginocchia. E lì respiri, prendi il tuo tempo. Un ultimo lungo respiro e riporti le ginocchia verso l'alto. Ora porta i piedi alla larghezza del tappetino e unisci le tue ginocchia al centro, modificando l'assetto del bacino. Le tue mani morbide sull'addome o al tappetino. Scivola quindi completamente in Shavasana, distendendo una gamba all'altra, lasciando che i piedi si aprano naturalmente, che i palmi guardino verso l'alto, come ad accogliere. Ricongiungiti con il tuo respiro. Lascia che si allunghi soprattutto l'espirazione. Prova ad ascoltare il battito del tuo cuore nel petto e prova a far diventare il tuo respiro morbido e gentile. Prova a sentire il tuo addome che si solleva e si abbassa mentre respiri. Accogli questo stato di abbandono in tutto il tuo corpo. Lasciati andare completamente. Rimani nel tuo silenzio, nel tuo spazio, per tutto il tempo che vuoi, fino a quando sentirai di voler ruotare su un fianco e completare la tua pratica. Grazie per aver condiviso. Namaste.